Keshe Foundation è stata fondata da Mehran Keshe, nato in Iran e laureato in ingegneria nucleare alla University of London. Negli ultimi 40 anni le sue ricerche si sono concentrate sulle dinamiche del plasma caricato elettricamente e utilizzato come fonte di energia e di campi gravitazionali. La Keshe Foundation è registrata come organizzazione senza scopo di lucro in Olanda ed ha la sua sede permanente a Ninove, in Belgio. Essendo un'organizzazione di ricerca spaziale, il suo obiettivo è stato lo sviluppo di tecnologie ad uso spaziale, come il trasporto, la generazione di energia, i sistemi sanitari e la nutrizione per persone che viaggiano nello spazio. Vediamo ora come Mr. Keshe ha scoperto come generare e controllare campi gravitazionali. Questa scoperta ha centinaia di potenziali applicazioni che potrebbero contribuire a risolvere la maggior parte dei problemi fondamentali del mondo, come carenza di energia, acqua, cibo e la contaminazione ambientale. I principi di funzionamento. Tutto inizia con una nuova e diversa concezione della creazione della forza di gravità e della capacità di replicarla. Quando campi magnetici di simile intensità interagiscono, possono legarsi formando dei pacchetti sferici dinamici più grandi. Quando questi pacchetti dinamici rotanti interagiscono reciprocamente, generano a loro volta campi gravitazionali e magnetici. Ogni campo magnetico contiene allo stato di plasma tutti i tre principali tipi di materia: materia, antimateria e materia oscura. Questi tre tipi di materia interagiscono integrandosi in un più grande sistema dinamico, chiamato plasma fondamentale, originario o neutrone. Il neutrone può decadere nella coppia protone più elettrone, rilasciando pacchetti di radiazioni elettromagnetiche, sotto forma di luce o energia. Notate che questo non è il modello fisico insegnato oggi nelle università. Ad ogni modo, simili condizioni di plasma magnetico sono state riprodotte in semplici reattori al plasma durante test ed esperimenti, rendendo possibile trasformare una semplice bottiglia di Coca-Cola in un reattore al plasma. La scoperta di questi nuovi principi ci permette di generare e controllare la materia e l'energia nei differenti stati di aggregazione: solido, liquido e gassoso. Eminenti scienziati hanno valutato e accettato l'applicabilità di questo metodo. Per spiegazioni più dettagliate potete visitare il sito web o leggere anche i nostri libri. Sistemi sanitari. Siccome i viaggi spaziali saranno sempre più lunghi, gli astronauti avranno bisogno di un dispositivo sanitario portatile che li aiuterà a guarire da ogni tipo di malattia. Le cellule umane sono costituite da una combinazione di campi magnetici plasmatici che formano la struttura atomica di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto, le parti costituenti degli amminoacidi nel corpo umano. La nostra tecnologia sanitaria spaziale agisce direttamente su questa struttura anatomica plasmatica del corpo umano e la induce a ripristinare il suo stato di salute originale. Altre applicazioni. La tecnologia Keshe può essere usata per risolvere i problemi mondiali più urgenti. Energia. Con la nostra tecnologia è possibile produrre batterie e generatori di corrente a plasma fino a 10 kW, senza bisogno di alimentazione, fornendo energia pulita e gratuita. Trasporti. I reattori al plasma con doppio campo magnetico generano magnetismo e gravità e possono sollevare veicoli o navette. È possibile effettuare anche viaggi spaziali in condizioni simili a quelle terrestri. Ambiente. Sfruttando il principio parallelo di attrazione magnetica, i nostri sistemi possono decontaminare fughe chimiche e radioattive e possono assorbire efficientemente le emissioni di anidride carbonica, generando acqua pulita. Nuovi materiali. Nel 2005 la nostra tecnologia è stata implementata in oltre 300 brevetti, come ad esempio la creazione di materiali conduttori per i processi industriali. Vi rinviamo al nostro sito web per approfondimenti. Lo scopo di questo video è dire a tutti che queste tecnologie esistono, sono qui ora ed appartengono a voi. Essendo un'organizzazione senza scopo di lucro, la Keshe Foundation non appartiene né è dipendente da alcuna organizzazione o società a carattere commerciale. Per assicurare il rilascio della tecnologia e per evitare il caos del sistema, cerchiamo di collaborare con i governi che vogliono ricevere questa tecnologia e metterla a disposizione dei cittadini. Purtroppo stiamo ancora incontrando molta resistenza da parte di qualche sistema di
potere è da parte di corporation che si sentono falsamente minacciati da questa tecnologia. La fondazione è pacifica, non religiosa, e punta a rilasciare conoscenze scientifiche, tecnologie e soluzioni a grandi problemi mondiali. È importante per voi sapere che è il vostro diritto beneficiare di questa tecnologia. Per uscirci dovrete fare le seguenti tre cose. Condividete questo video, così informerete un maggior numero di persone. Più persone ne verranno a conoscenza, più difficile sarà opporre resistenza o bloccare i cambiamenti imminenti. Tenetevi informati attraverso gli articoli, le videoconferenze e i documenti consultabili gratuitamente sul nostro sito. Chiedete all'ambasciatore della vostra nazione in Belgio di partecipare ai nostri eventi e di ricevere la tecnologia così che possa renderla disponibile alla vostra nazione. Sul nostro sito web è stata messa a disposizione appositamente una lettera. La tecnologia esiste, i suoi metodi sono stati comprovati. Anche se potrà sembrarvi troppo bello per essere vero, così stanno le cose. La tecnologia è vostra, quindi assicuratevi di potervi avere accesso per costruire un futuro migliore per tutti noi.